Perfetto, Ari, benvenuti perché per chi non lo sapesse ero in live a registrare questo video, poi sul più bello si è interrotta la connessione. Lo registriamo da capo, quindi oggi Team Rival, perché l'altra volta abbiamo fatto Hero Team. Andiamo. Il Team Rival è un team che nella serie di King of Fighters indica appunto i rivali, ovvero coloro che si oppongono al Team Eroe. Il Team Eroe abbiamo detto che era Shunei, Metenkun e Benimaru. Oggi voglio farla veloce. No, vabbè. E quindi il team rival questa volta sono Isla, Dolores, che sono due personaggi nuovi, e assieme al mitico Aiden, che per chi lo sa è il padre di Leona e capo degli Ikari Warrior. Andiamo a vedere perché Aiden è sempre immischiato in queste faccende. E andiamo a vedere. Quindi adesso vedremo il solito video introduttivo identico e poi ci ribecchiamo dopo. 親愛なるファイターの諸君、全大会の主催者アントの国に代わり、The King of Fighters を開催する。諸君らの参加を心待ちにしている。以上、アナスタシア。速報です。前回の大会から存続が危ぶまれていた、The King of Fighters の開催が発表されました。 今大会の主催は前大会後に失脚退職となっているアントノフ氏に代わり新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となります。すでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことです。クレメンス・ベラミーのマーシャル名権、チャンネルはそのままで。ってわけだ。お前もおもり頑張れよ。何がってわけだよ。他人に押し付けといてそりゃないだろ。やっぱり都会はすごいね。 こんなに明るいと眠れないや。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい、あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ、ヘッドフォン野郎。ああ、いきなりなんだよお前。しゅんちゃん、いいか私はな。いつら、ちっ、おい、ちょっと待てよ。しゅんちゃん、言っとくけどリーダーは私だからな。 Ok, Team Ash. Guarda, metto Isla perché c'è un intro segreto con Ash, quindi devo battere Kukri e poi vediamo l'intro speciale che abbiamo visto prima, ma purtroppo la connessione ci ha abbandonati. Comunque ho letto, intanto che ripristinavo la connessione, che Ash è abbastanza coinvolto perché la sua saga io non me la ricordavo così bene e pare che sia abbastanza importante anche nella Shunei saga, quella che stiamo facendo. Quindi partita dal 14, da quando era 3D, perché pare che lui sigillando Saiki, che è il suo Ancestors, diciamo. Questo è un personaggio nuovo della scorsa edizione. Pare che abbia aperto questo multiverso, adesso vediamo. Quindi. Isla dicevamo, vero, perché devo ripetere anche tutte le cose a queste mani e fare mosse abbastanza tranquilli. C'ha questo range assurdo di questo colpo. Lancia le bombolette. Ed è abbastanza anche antiaerea quella mossa. E c'è la solita mossa della corsa, ovvero mezzaluna, calcio e poi puoi fare diverse cose. Emerald Green no hono da che? Ikasta mo motten jan anta. Anta no hono to atashira no peinto de crazy na kessaku tsukoshite ko ze. Tatakai o sakuhin ni tatoeru nante omoshiroi kansei motteru ne, kimi. 制作の途中でうっかりスプレーに引火しないように注意しなよ。Eccolo qua. Sì, ha la fiamma verde, ma ho riletto prima, non si sa ancora perché bene. Era un personaggio a carica, non so se qua l'hanno modificato. Che si usa tipo Guile, esatto, quindi c'è anche lo stesso Somersault o comunque similare. Oh, però mi sta tenendo abbastanza lontano, eh.
No, basta che non mi manda lì. Super cancer. Mi ha bruciato praticamente. Burn to fight. Ready? Go! Abbiamo uno spettatore, salutiamolo. Grazie per seguire. Oggi facciamo il team rival perché si fosse sintonizzato solo ora. E andiamo a capire lo story mode di questi personaggi nuovi e perché Aiden sta immischiato con loro praticamente. Visto che sono nuovi, io non so praticamente niente. È una blind run, si può dire. Elizabeth Blanchthorn, ovvero quasi tutrice di Ash sino a quando era piccirillo, come si dice nelle sue parti, quando era piccolo. Moonslash. E c'aveva anche un fustino nella, per cavalli nelle altre edizioni. L'hanno tolto perché comunque non lo usava per eseguire le mosse. Ha evitato il mio cross cutter. Yes. Per star con Ash, giustamente. Quindi pare che Ash abbia innescato l'evento di questa saga. Il nuovo team Nest, perché abbiamo Cronen. Allora, mettiamo Dolores, va? Che non l'abbiamo vista per niente questo giro. Your next challenger is Team Cronen. Ah, proprio Team Cronen si chiama. Che ricordiamo, Cronen, l'avevo già detto, è una specie di versione nuova di K9999, che era quel personaggio di KOF 2001, che era molto simile, anche troppo simile a Tetsuo di Akira, quindi hanno cambiato un po' l'aspetto, anche perché le mosse. Poi non ho capito se è lo stesso, non credo, non lo so. Cioè le mosse sono identiche. Round 1, ready? Molto figo. Ecco, Dolores è molto misteriosa, fa queste mosse che muove questo essere di fango, non lo so. Non lo sappiamo. Non ci è dato sapere per ora. Questa è la sua target form. Cronen, al posto di mutare il suo corpo, lo muta sempre, però con meccanismi nanomacchine, quindi al fuoco, perché comunque della Nest, che dove facevano questi esperimenti per replicare i poteri di Kyo Kusanagi. Infatti K, un altro personaggio. Solito teleport che si fa giù, ecco, ho perso subito, che si fa giù più un tasto, classico di picchiaduro. Comunque Dolores è di questi tre personaggi che ho provato prima di fare la live, è quello che mi rimane più scomodo, non riesco a capire come utilizzarlo, essendo la prima volta che ci metto mano. No, ma non l'ho fatta. Che è capitato anche prima, che alcune volte mi fa queste combo automatiche, anche se le premo. Oh. Non è morto. Oh. Se lo stavo attento ci rimanevo secco a forza di parlare qua.
Poi abbiamo Kula e Angel. Kula è sempre della Nest, è sempre stata modificata però lei per il ghiaccio, ovvero come si vede palesemente. Sono tutti esperimenti. Io volevo giocare molto safe in verità. Aia, oh, se perdo contro i nemici standard, mi roga parecchio perché perdiamo tempo per lo stream. Però non è mai successo, però devo stare attento. Adesso con Aiden giochiamo ci incarichiamo un po' di vita che è già al massimo. Lui comunque è rimasto a carica. I personaggi a carica stanno svanendo perché comunque è una meccanica che sembra obsoleta, ma alcuni sono rimasti tali perché ci sta come gameplay. Però comunque non devi caricare quanto i giochi vecchi. Mi ricordo che un secondo e mezzo, non so quanto è il termine giusto. Angel, anche lei, o Angel, non so perché è scritto. Era nel team Messico una volta assieme ad altri wrestler. E anche lei è modificata dalla Nest. Stata affettata in 2 secondi dal buon Aider. Keep an eye. E lui giustamente ce n'ha solo uno di occhi. Ok, let's go. Aspetta, qua c'era un filmato, no? Però metterei per primo Aiden. Your next challenger is Team GAW. GAW, questa nuova squadra di wrestler praticamente. Antonov dovrebbe essere il campione, no, anzi era l'host del precedente torneo. Il Diablo Amarillo Ramon era nel team Messico appunto con Angel che abbiamo visto, o Angel, non so. E questo nuovo ma vecchio wrestler Dinosaurs. Esatto, come ha detto la voce in inglese adesso. Bellissimi sti sprite, sti modelli poligonali. Non l'ho fatto in tempo. I grappler sono forti, Non stare attento. Volevo scoccare un po' di vita. Madonna, che raggio che c'ha. No, non l'ho preso quello Stormbringer, volevo recuperare un po' di vita. No. No, l'ho mancato. Perché essendo a carica devi stare attento quando usarlo. No. Perso. Ok, chi abbiamo adesso? Perfetto. Cioè lei c'ha questo raggio d'azione assurdo, potrei andare avanti così.
Drop kick in faccia. Cioè, tutti questi saltini in aria sono abbastanza utili. E questo calcio ad ascia che abbiamo visto per ultimo. Lui fighissimo che era Taizok una volta. Fa i classici pile driver di una volta. Bam. Sconfitto. The goddess of victory smiles upon the winner. Winner! I marmocchi allora fanno troppo. Quindi lei viene da lì? Infatti non si sa niente, non c'è un background. Cos'è adesso? C'è il filmato di metà gioco dove ci siamo noi stavolta.本当に奴はここには現れるのか。帝国通り。格闘家たちの全力をかけた戦いの場、工作スローモインが集う KOF こそ、あなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源。バースって、あの化け物だろ。あいつは一体。バース。私たちは古くからの教えに従い、リバースと呼んでいる。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れ、 しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンエの協力があれば封印できる。シュンエ、シュンエ、またシュンエ。あいつは私がぶっ倒すってんだよ。で、化け物も私がぶっ倒す。頼もしいわね。だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのは限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。 私はあの無価つくヘッドフォンやろうを倒せるってのは何だっていいんだ。分かった。私は残ってもう少し調べる。では手はず通り次のポイントでお茶を。イスラ、行くぞ。分かった。お手命令してんじゃねえよ。リーダーは私だって言ってんだろ。第一、私は完全なイスラ、シュン、この世界を正常に戻すため、あなたたちの力、魂があれば。 Quindi pare, come ha già citato Dolores, pare che Ash, come abbiamo detto prima, ha in qualche modo, parliamo Dolores, ha aperto questo varco, creato questa situazione e servono i poteri di Isla e Shunei insieme. Oh, uno dei miei team preferiti, vabbè, quali non è il preferito? Che abbiamo King, che se guardate le retrospettive la stiamo usando nel team Woman Fighter, che lei è proprio uno dei capisaldi. Però qua giustamente va nel team King of Fighter perché Yuri, la sorella di Ryo Sakazaki, dov'è che sta stavolta con Athena e non mi ricordo. Uno dei personaggi più belli di sempre, la barista King. Dietro vediamo la maschera di Mad Men di World of Heroes. Si cocira però, so di qua. Vedete che chiama questo essere? Lo posso chiamare da diverse distanze, da vicino, da lontano. Oppure da lontano al contrario, che gli arriva da dietro. Però se non sto attento. Faccio queste prese, esatto, l'ho fatto all'ultimo. Lì abbiamo Richard Mayer, mi sa, che è della capoeira, che fa il barista. Ready? Go!
Yu Sakazaki del karate di Art of Fighting, che non mi ricordo come si chiama. Devo stare attento. No. Ors mi fa finito con il suo Shoryuken. EX, che non. Oh, perché? E lei che c'ha la scivolata, vero? Perfetto. Piacciono molto i personaggi con la scivolata, perché danno un vantaggio tattico per avvicinarsi. Oh! Oh, stiamo calmi, eh? Oh! Incredibile! Stanno massacrando loro! Stai attento, adesso mi concentro un attimo. Che okay, con mosse molto basilari senza rischiare. Poi dopo Robert, il compagno di Ryo da sempre, che è italiano, ricordiamo, Robert Garcia, ma italiano, perché i giapponesi al tempo non è che erano molto informati, pure non c'è una voglia di informarsi, perché come si fa a credere questo? Bella sta combo. Stinger, bellissimo. Ti ho incastrato. What a stellar fight! These two know how to rumble. Winner! 格闘家としては一流だが、それで私に勝てる道理もあるまい。 Bella sta mossa. Che ti riesce a incastrare. Oh, un team nuovo, attenzione. Chissà se c'è qualche intro speciale. Gato, uno dei miei preferiti in assoluto. Comunque, ai prossimi appuntamenti riguardo DLC abbiamo Rugal, che proveremo a farlo, perché è un DLC speciale gratuito dove sarà Rugal Bernstein, che per chi ha seguito le retrospettive sa benissimo chi è, purtroppo fortissimo. E con una nuova modalità, che è questo boss fight, insomma. Poi vedremo quando sarà il momento. Ah, perché lei dà il calcio dietro. Il calcio a bicicletta. Oh, niente, mi blocca sempre, incredibile. Ah, perché lei calcia dietro per fare il cross up. Bellissimo. Quindi devo attaccare, per attaccare devo usare la Eh sì, sono stato molto stupido. Non voglio perdere un personaggio così subito. Però ci ha pensato Bonnie. Però siamo pari, dai.
che soundtrack, oh. Senti che logo. Siamo tornati vecchi fast. Vedi che ha fatto lo Stormbringer ma non l'ha presa, cioè la mano gli è passata attraverso. Oh. Questo è molto forte. No. Mi ha parato lo Stormbringer EX, quello per ricaricarsi un po' di vita, che non è male per niente. Eccolo, il figlio di Gizauer, nonché allievo di Terry Bogard, il mio preferito. Infatti ecco il suo Rising Tentacle. Esatto, con la combo automatica abbiamo visto anche la climax finale di Aiden. Ok, siamo già qui e sì, dovrebbe essere la... Quindi mettiamo lei per fare il video, l'intro speciale che tra l'altro abbiamo già visto anche l'altra volta, se avete seguito la storia del team Hero. Ed io ero arrivato proprio qui prima che la connessione mi abbandonasse. Spero resista ancora un po', perché io registro solo qualche ora la mattina, un'oretta la mattina, quindi poi dopo verrà caricato nel canale YouTube Yamazuma o Daniele Montesi, se volete rivederlo, per favore.見てるだけでイライラすんだよ、あんた。あんたにどう思われようが別に構いやしねえけど。そんな理由で俺に突っかかってんのなら子供だな、お前。本当に気に食わねえやつだな、あんた。そのおそ松な腕よりも私とアマンダの方が上だって分からせて。ラウンド1、レディー、ゴー。 Ok, tanto la finalissima è sempre con loro. Noi l'altra volta eravamo dall'altra parte. Oh, doppio counter. Vibra un sacco il joystick quando fai sero. No, sto mancando. Meten Kun che fa, ricordiamo, il pugilato degli otto estremi dello Slumber Fist, quindi del sonnellino. Che è una specie, il pugilato degli otto estremi esiste, che è il Baji Chuen. Però stavolta viene infatti questa mossa tipica proprio. Però lui c'ha appunto il fantasioso ed è la versione del sonnambulo, si può dire. Oh. よくやったよ、あんた。
行くぜ、可愛子ちゃん。 Round 3 Ready Go。 ファイト。Oh. KO! Will we see a comeback? See you next time. Ok, chi abbiamo? Dolores o Aiden? Mi sa che ho scelto, esatto. La formazione normale. Peccato che nella prima registrazione c'era capitato il team Ikari. Così c'è stato l'intro speciale tra Aiden e sua figlia Leona. No. Ti taglio in due. Perché a volte mi ha saltato. Dai, vieni. No. Va bene, basta così. Adesso ci dovrebbe essere un film. Sì, un film. Una cutscene più esaustiva ancora, speriamo, di quella che abbiamo visto dal punto di vista dei Hero Team. Vediamo. AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。私は一人ぼっちだった。この力が目覚めた時は本当に嬉しかった。いつだって相棒がそばにいてくれた。大人は自分のことばっか。だから私は相棒に誓ったんだ。一緒に子供たちを守るんだって。けど大人に守られて友達もいるあいつを見てたら馬鹿にされたような気分になって。でも本当は俊英にムカついてたんじゃない。私はあいつが羨ましかったんだ。あんな八つ当たりみたいなことして終わりだなんて絶対に許せねえ。だからこんなところで立ち止まってるわけにはいかないんだよ。おい、聞こえるか、おいて。なんだってんだ、チキショ。うわぁ、てめぇ、ヘッドフォン野郎、どこ触ってんだ。はぁ、どこも変な場所は触ってねえだろ。自力で目覚めたですって、大したものだわ。でも今のあなたではリバースにかなわない。だからリーダーに指図すんなって。それに、私だけじゃねえし。俺は我々の任務だ、民間人は下がっておく。私もイスラも民間人なんだけど。君たちは特別だ。何せチームメイトだからな。だろ。うっせ、あんま調子乗んなよ。Select order. Perfetto, infatti Reverse, questa versione di Reverse, perché pare che anche quello vecchio lo fosse. Non è Isla trasformata come credevo all'inizio facendo l'arcade. Lo sto. Is attacking us. Oh. It's like verse. O lo story mode con un altro personaggio. Praticamente è proprio un'entità che si crea, perché comunque d'aspetto è palesemente lei, cioè nel senso ha la mascherina, il capello uguale ma sciolto, e quindi si è creata, certo, da lei sicuramente. Mi dovrei giocare al 14 per capire meglio sta cosa, forse. Round 1, ready? Go! Voglio sbalzare al massimo. Sfruttando questo cross up che voglio. Eh.
No, per favore. Player 2 takes an early lead. Abbiamo altri due personaggi, proprio speravo di fare più danni con Isla. Now or never. Ready? Go! Comunque, nonostante tutto, il team rival sembra buono. Incastrata. That was a nail biter. Keep an eye on this matchup. Winner! 目標の沈黙を確認。しかし、妙な手応えだ。 Perfetto. Vediamo che succede.心理の果てにいる母神。なんだよこいつ。オトマラがあるべき場所に封印する方法は一つ。アンプスペクターとオトマラガによる追消滅。追消滅？イスラをどうするつもりだ。私と相棒は最強なんだ。消滅しなくたってあいつを元いた場所に追い返してやんよ。頼もしいわね。その自信にかけさせてもらう。 私も思う存分暴れさせてもらう。よし、私の足引っ張んじゃねえぞ、ハイデルン、ドロレス。 Wow, Megasa più che l'Hero Team loro. Cazzo, allora facciamo così: Haydn, Dolores e Isla. Sicuramente non lo farò alla prima botta, come al solito. Perché... The goddess of truth, Otoma Raga, stands in the way. Lo so che stands in the way, però. Non è cheap come i vecchi boss di King of Fighters, ma comunque se non stai attento ti può fregare. Perché a volte può togliere anche metà vita se gli prende bene. Comunque il livello di difficoltà è settato normale, non l'ho modificato. Ok. Ready? Go! Userò i calcioni giganti di Haydn per futticchiare il più possibile. Guarda che roba incredibile. Vedi, se gli prende bene. No. Dai, che abbiamo Dolores. Round 2, ready, go!
questo non l'ho mai visto. Aia. No, vabbè, finiamo con Isla, speriamo bene. Vedi, se li prende bene. Meglio di così. What a stellar fight! These two know how to rumble. Winner! Konshin no ichigeki! Tatakikonde yatta ze monster! Sassa to kiera! Perfetto, godiamoci il finale completo, speriamo ci dica qualcosa di più. Che dura parecchio poi.直後我々はこの場から消えたそうだ。しかしどうやって戻ってこられたのか。おそらくイスラと俊英が持つ力、それが追消滅を起こした際の反作用で、あの世界から弾き飛ばされた。すぐ本部に戻って詳細を聞きたいところだが、今は新しい友情の邪魔をしないでほしい。ああ、すっきりした。なんかうじうじ悩んでたのがバカみて。
Ed eccoci qua con il tema musicale bellissimo di questo KOF. Volevo dire che sì, quindi il Dolores è la madre di Kukeri, quello che sta nel team di Ash questa volta. Non lo sapevo, perfetto. Quindi niente, tutti contenti con i militari, gli Ikari Warriors, insomma, tutti hanno collaborato affinché questo multiverso, insomma, questo reverso non si risvegliasse. Otoma Raga è stata sconfitta. Però ci abbiamo altri team da svelare. Ad esempio il team, esatto, Nest K. Che comunque i team protagonisti ci sono quasi tutti, anche loro, insomma, sarei molto curioso. Ah, vero, Yuri sta con Athena e Mai, dicevamo, che Now or Never. Dopo me la scarico, me la metto tra i preferiti. Dun dun. Dun dun. Dopo abbiamo anche la seconda parte del finale, giustamente, perché anche dopo i titoli c'è un altro frammento di storia. Sicuramente lei vuole andare in Cina, se avete seguito l'Hero Team, per magari incontrare Shunei, non si sa perché, magari per amicizia, per allenarsi, insomma, perché è una persona che gli ha ispirato alla fine. Quindi dicevo prima, il prossimo appuntamento, oltre a questi finali che su King of Fighters 15 ho intenzione di fare, i team principali, quelli che hanno la storia più lunga, gli altri li faccio per gli affari miei, insomma, non li registro, oppure se vedo che vanno potrei anche registrarli, non c'è problema. E i team segreti, perché ci sono anche i team segreti, ricordiamo, così vediamo i loro finali. E per team segreto, come al solito, non intendo personaggi nuovi, ma una combinazione custom che dà il via a una nuova formazione. Perché ricordiamo che se io scelgo un team personalizzato, mi fa vedere un filmato generico e non specifico, tipo tutti hanno vinto, tutti felici e contenti, la squadra ha vinto, vengono premiati, fine. Invece prendendo i team precisi, ufficiali e non, diciamo che sono dei team non ufficiali, ma che hanno dei loro video, diciamo. E vedremo quando uscirà Rugal, se tentiamo di fare la boss mode dove dobbiamo sconfiggere lui, che sarà straforte. Comunque chiunque stia seguendo mi faccia sapere se ha gradito, se vuole vedere qualcosa in particolare, insomma, non si faccia problemi. Oh, la connessione ha retto e se dovesse staccarsi, no, ve lo devo registrare per forza da capo, perché dobbiamo vedere la parte 2 del finale. Dovrei fare la prova se skippando questi titoli di coda non mi skippa anche la parte dopo. Comunque io li guardo sempre, così possiamo aggiungere, è un tempo in cui posso parlare e aggiungere informazioni e lore su quello che stiamo facendo. Purtroppo su questo team abbastanza nuovo si è scoperto un po' di più, però non me li sento acquisiti come conoscenza.
essendo personaggi introdotti in questo capitolo. Nel prossimo video possiamo vedere tranquillamente i tesori sacri, il team dei tesori sacri, oppure il team Ash, per capire cosa c'entrino. Poi non so se c'è un team ancora più segreto per vedere un vero finale, come erano i team vecchi. Tipo magari Shunei, Isla e un terzo. Così magari aggiungono delle informazioni. Ok, sono 2:30. Dopo, mentre carico il video su YouTube, se volete rivederlo, mangio e vediamo la seconda parte. ああいうのも悪くねえもんだな。な、アマンダ。 Solo? Tutto qui? Di solito la seconda parte è un po' più lunga. Ok, benissimo. Anche oggi abbiamo finito Team Rival, che come abbiamo detto è un team che si contrappone al team eroe in tutti i King of Fighters, perché e se cambia il team eroe cambierà anche il team rival. Tipo, ricordiamo il primo che era Yori Yagami, il primo team rivale con Yori, Billy Kane e Eiji Kisaragi da Art of Fighting. E niente, ci vediamo alla prossima, son contento se vi è piaciuto e ci godremo altri video e approfondiremo la lore. Ciao ciao.